Il seminario sulle malattie respiratorie e sull'insufficienza respiratoria è alla quinta edizione sulle strade del Mediterraneo. Il nuovo appuntamento quest'anno è stato a Marsala, con lo spirito di sempre, scambiarsi le esperienze e naturalmente parlare di clinica, di chirurgia toracica, di cardiologia, radiologia, neurologia e confrontarsi sui problemi vissuti nei vari reparti ospedalieri, ma anche al domicilio dei pazienti pneumologici. Nel momento in cui i servizi forniti al cittadino sembrano sempre più condizionati dalla ristrettezza delle risorse, mentre la coscienza delle necessità dell'utente è crescente e ci confrontiamo, dicono appunto gli organizzatori come Pippo Andò, con la passerella per documentare come tante di queste difficoltà a cui assistono possano essere migliorate con una diagnostica migliore ed è un necessario adeguamento del bagaglio culturale e professionale di tutti i medici. Crediamo, dice sempre Andò, che sia necessario uno scatto culturale da parte dei medici e della medicina. L'economia condizionerà sempre di più la possibilità dell'intervento medico in maniera non contingente, non in emergenza, ma in maniera strutturale. Viviamo questa situazione ogni giorno a tutti i livelli, attraverso tagli di personale, accorpamenti di più unità in strutture polifunzionali, razionalizzazione della spesa e a volte generalizzati e discriminanti a livello dei servizi offerti. Per tale ragione la lettura e l'apertura diventerà proprio un momento importante sul tema che appunto è stato trattato e viene trattato dai relatori nel meeting. Come sempre i riferimenti internazionali della ricerca pneumologica e farmacologica sono pronti a confrontarsi, a discutere in merito alle nuove molecole oggi che ci sono a disposizione dell'opneumologo e del medico generalista. Continua il professor Andò e l'augurio è quello di crescere nell'esperienza, nella professione e nell'animo, aiutando tutti i medici, discenti, docenti, le aziende farmaceutiche e medicinali a partecipare ancora con più protagonismo anche a Marsala. Con noi abbiamo il professore Mario Polverini, che è un importante direttore della medicina e che lavora appunto in un dipartimento che tiene conto di questo problema molto importante, perché con l'insufficienza si può morire, insomma queste malattie non sono da sottovalutare. Beh sì, assolutamente, l'insufficienza respiratoria è una causa decisamente importante di mortalità. Da sempre andiamo dicendo che una delle malattie respiratorie, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, è in pratica, si sta avviando a essere la terza causa di mortalità nel mondo, quindi diciamo soprattutto per quello che riguarda i cambiamenti climatici e l'incremento dell'abitudine tabagica in alcuni settori del mondo. Voglio ricordare che in Cina il 70% della popolazione fuma e fumatrice attiva e quindi in Italia? In Italia siamo intorno al 22-23%. Pochi? Beh, diciamo pochi, ma ci sono altri paesi ancora più virtuosi che hanno fatto da tempo delle politiche di riduzione dell'abitudine tabagica, come negli Stati Uniti, dove scende ancora di più la percentuale. Tutto sta a instaurare un modello culturale, non si fuma sicuramente nei luoghi pubblici da tempo negli Stati Uniti, adesso da un po' qualche anno anche in Italia. In Italia c'è l'abitudine ogni tanto a derogare a questo divieto, mentre negli Stati Uniti per esempio questo è inimmaginabile, negli Stati Uniti molto spesso anche in mezzo alla strada. Ora, condivido, io che odio il fumo, anche perché a me il fumo ogni volta che qualcuno fuma e mi viene la tosse. Sono i modelli culturali che vanno ribaditi e sottolineati, per cui se si stabilisce che il fumo è una tossicodipendenza, perché non è un'abitudine, non è un vizio, una volta la chiamava abitudine viziosa, adesso è una tossicodipendenza, e allora a questo punto vanno adottati tutti i provvedimenti, fra cui non trovo nulla di strano anche di proibire che in mezzo alla strada, se uno vuole fumare, ha proprio la propria casa dove può fumare. E come si curano questo tipo di problematiche, al di là del fatto che bisognerebbe mantenere appunto la virtuosità nei comportamenti? Allora, c'è uno slogan che dice 0, 5, 30, 10.000, 0 sigarette al giorno,
5 pasti al giorno a base di frutta e verdura che noi abbiamo, fra l'altro in Italia, la dieta mediterranea, 30 minuti al giorno di un'attività fisica più o meno sostenuta, 10.000 saranno i passi che ogni soggetto, anche così a passo normale, dovrebbe fare. Quindi come si combatte? Innanzitutto con lo stile di vita, 0, 5, 30, 10.000, 0 sigarette, 5 minuti, pasti a base di frutta e verdura, 30 minuti di attività fisica, 10.000 passi al giorno. Beh, e cosa può succedere che invece, anche se andiamo oltre, riescono a ammalarsi di tumore ai polmoni anche coloro che non fumano, non fanno niente? Il fumo passivo chiaramente incide, ma che altre cose incidono da questo punto di vista sull'attaccare il polmone? Allora, sicuramente ci sono due fattori, i fattori ambientali, e purtroppo questo dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento ambientale ha un suo peso. Peccato che qualcuno, qualche potente della terra, ha cambiato idea, rinnegando accordi che erano stati presi all'unanimità appena qualche anno fa, per cui temiamo fortemente che questo cambio di idea delle politiche sull'ambiente possano ripercuotersi in termini di ulteriore morbilità, un'impennata della morbilità nei prossimi anni, almeno in quelle nazioni dove hanno ritenuto che questi divieti fossero non corretti. Fermo restando che però un cambiamento in un paese oramai si è visto che non è che interferisca soltanto su quel paese, ma poi interferisce su tutti gli altri paesi, quindi quando si parla di globalizzazione, questo riguarda anche il problema ambientale. Poi ci sono i fattori genetici, quindi la prospettiva è che un domani uno possa avere la mappa genetica del suo profilo di rischio, già c'è in alcuni casi per alcune patologie, è possibile verificare se ci sono fattori di rischio genetici. È ovvio che se un soggetto ha un ulteriore fattore di rischio come il fumo di sigaretta o un'alimentazione sbagliata, questo può portare... Anche l'alimentazione incide sul polmone? Diciamo in genere tutti i fattori di l'alimentazione incide soprattutto per quanto riguarda il peso. Un soggetto in sovrappeso ovviamente è un soggetto molto più a rischio di sviluppare insufficienza respiratoria rispetto a un soggetto che si mantiene in attività. Il peso, un soggetto che cammina, che rispetta quelle norme semplici che dicevo prima, ha i muscoli molto più pronti a effettuare qualsiasi tipo di sforzo, mentre un soggetto che è in sovrappeso non si muove tanto e quindi a maggior ragione ha i cosiddetti, c'è un fenomeno che si chiama apoptosi, cioè i muscoli, le cellule vanno in premorienza perché non sono tenute vive, e ovviamente è molto più difficile tenere in vita queste cellule premorienti rispetto a un soggetto che per il stile di vita si mantiene in allenamento tutti i giorni. La relazione sua qual è quella di oggi? Dunque io sono insieme a Pippo Antò il chairman di questo convegno, per cui facciamo un po' diciamo i controllori dell'andamento dei lavori, più relazioni, moderazioni ad alcuni interventi, e in più io presenterò nella giornata di domani, farò un po' da chioccia insieme ad altri colleghi ad alcuni giovani medici che dovranno discutere e orientarsi in un percorso clinico su casi clinici che saranno proiettati. In più io presenterò delle problematiche specifiche per quanto riguarda i miti e la realtà delle malattie cronico-ostruttive. Ci fa un accenno? Sì, l'accenno nella relazione di domani, dirò i miti che moltissimi soggetti vengono a dire: io ho un po' di bronchite cronica. Ovviamente non ha senso questa. O ce l'hai o non ce l'hai. È un po', facciamo, io ricordo sempre un po' come dire, è un po' incinta, insomma, non ha ovviamente nessun senso. Un po' di bronchite cronica non ha nessun senso. Appunto, o c'è o non c'è. E se c'è una malattia grave, a prognosi severa. Certo, se prendono i dovuti provvedimenti, se ci sono i dovuti provvedimenti, la bronchite cronica non è detto che evolva necessariamente, però poi bisogna adattarsi a quei modelli di vita che dicevo prima. La politica che cosa fa per garantire a questo tipo di malati l'assistenza necessaria? Perché i costi della sanità sono diventati molto esosi. Qui è un altro problema, perché molte malattie importanti, gravi, hanno nel loro stadio finale quello dell'insufficienza respiratoria,
e vanno assistiti nella parte finale di questo percorso. Ad esempio i pazienti con malattie neuromuscolari, pazienti con distrofia muscolare di Duchenne, con sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e questi pazienti inevitabilmente finiranno con l'essere assistiti mediante un ventilatore per via tracheostomica molto spesso, e diventano un peso per assistenziale per la società e anche per le politiche che non sono sempre in grado di adeguarsi a quelli che sono i fabbisogni assistenziali. Che fine ha fatto l'assistenza domiciliare integrata, tanto sbandierata e mai attuata? No, questo qua poi dipende dagli attori regioni. Locali. Dagli attori locali, più che dalle regioni, dagli attori locali. Nella mia stessa regione, in Campania, ci sono alcuni distretti che hanno applicato un modello virtuoso di assistenza domiciliare integrata e altri che invece sono all'anno zero. Ovviamente, come sempre, tutto dipende dagli interlocutori e dalla volontà dei singoli nel mettere in atto delle risposte esaurienti a quelli che sono i problemi da affrontare. Ma allora la sanità dovrebbe non essere demandata nelle mani di dei locali che poi possono fare a macchia di leopardo cose belle o cose meno belle per quanto concerne le patologie? Bisognerebbe che fosse allora nazionale e che il nazionale su tutto il territorio facesse lo stesso tipo di politica? Lei come lo vede questo? È un problema politico, immagino, però... No. Allora, diciamo, a livello nazionale ci sono quelli che sono i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza. Diciamo, queste sono le prestazioni che noi dobbiamo garantire. Poi tocca a ogni singola organizzazione, quella regionale, quella provinciale, locale, di poter adottare un modello che possa affrontare, possa soddisfare questi LEA. Purtroppo alla fine sempre inevitabilmente si finirà nelle mani di alcuni operatori che dovranno attuare questo modello, e ovviamente le capacità individuali sono molto diverse l'uno dall'altro, per cui in alcuni casi sono degli amministratori molto pronti che fanno delle norme, però poi coloro che sono in grado di applicarle lo fanno con difficoltà o non ci sono proprio, o viceversa. In alcuni casi non vengono demandate queste norme, però poi ci sono dei singoli che volontaristicamente mettono in atto dei modelli virtuosi di assistenza. Quando si ha a che fare con l'uomo ovviamente ha mille sfaccettature, non si può pretendere che le soluzioni siano identiche dappertutto. E che suggerisce ai pazienti? Quello che dicevo all'inizio, modelli di vita corretti, adeguati, dieta, movimento, abolire i fattori di rischio che dipendono da noi. Noi insistiamo col fumo perché, mentre per il clima non dipende da noi, ovviamente subiamo decisioni politiche ad alti livelli. Quella diventa una scelta personale, soggettiva. Una scelta personale, e quella è il fattore di rischio evitabile dal singolo individuo. Non si può evitare di respirare l'aria la cui qualità dipende dalle strategie politiche, commerciali dei potenti della terra, ma si può evitare il fattore di rischio di una sigaretta. Il dottor Antonino Ingrassia è responsabile dell'ambulatorio di allergologia del distretto di Marsala e oggi parlerà dell'immunoterapia. Vediamo che cos'è questa immunoterapia. Ma è l'unica terapia che cambia la storia naturale della malattia allergica, sia intesa come rinite, sia intesa come asma. È una terapia che sicuramente ci aiuta, e insieme alla terapia farmacologica ci può dare delle buone soluzioni al paziente che è allergico e che soffre di rinite e di asma. È una terapia che purtroppo viene sottovalutata per i costi, anche se adesso è diventato un farmaco vero e proprio, e quindi con una richiesta praticamente attraverso il centro allergologico il vaccino viene completamente dato in maniera gratuita, però solamente per un allergene, per le graminacee. Per le altre dobbiamo ancora ricorrere ai vaccini orali o agli iniettivi, però questo è a carico del paziente. È una terapia veramente valida, qua parlo in un consesso completamente, diciamo, non di allergologi ma di pneumologi, e praticamente cerchiamo appunto di essere, quello che auspico io, uniti nella anche prescrizione di questo tipo di terapia.
Cosa deve fare il paziente? Niente, il paziente prima di tutto di ricorrere a questa terapia deve fare dei test allergologici, perché deve capire se è allergico o meno, e anche se oggi parecchi pazienti non sono monosensibili, il che significa che non hanno un solo allergene a cui sono appunto sensibili, ma tanti, con una nuova tecnica molecolare riusciamo a capire bene qual è l'allergene principe, l'allergene maggiore per cui il paziente può essere condotto a terapia. A chi si deve rivolgere il paziente? Ripeto, all'allergologo principalmente, nei centri appunto di allergologia, o anche all'allergologo che può essere anche un privato, agli pneumologi che fanno, che si occupano di allergologia, e non sono tutti. Professore Giuseppe Magazzù è uno dei importanti relatori di questo congresso e ha parlato della difficoltà dei trapianti al polmone, ma in Italia la difficoltà dei trapianti è un po' per tutti i tipi di trapianti, ma perché non abbiamo il materiale umano o perché c'è proprio una difficoltà nel chi lo deve fare? No, i centri di trapianto sono eccellenti, noi tra l'altro ci possiamo vantare di un centro trapianti qui all'ISMET a Palermo, che è stato veramente determinante per tutte quante le persone che noi seguiamo e anche per persone che vengono da altre regioni per venirsi a trapiantare qui. Il problema è più generale, è il fatto che c'è una minore disponibilità anche di organi, comunque di organizzazione per l'utilizzazione al meglio poi anche degli organi. Per fortuna c'è anche un centro regionale trapianti che qui in Sicilia che sta cercando di organizzare anche delle iniziative tendenti. Campagna di sponsorizzazione, anche per far capire alle persone quanto è importante poter donare i propri organi e far vivere qualcun altro quando noi non possiamo vivere più. Beh, anche per questo, probabilmente queste campagne non è il mio lavoro, ma chi lo fa lo fanno molto bene, il Centro Regionale Trapianti lo fa anche per la sensibilizzazione, ma anche e soprattutto per cercare di utilizzare al meglio poi tutti quanti gli organi che eventualmente possono venire. Quello che io stamattina sottolineavo è la differenza che purtroppo che esiste, ma non dipende dai centri trapianti né dai centri del coordinamento dei trapianti, tra quelle che sono alcune realtà nell'ambito di alcune zone, in alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Canada oppure in Francia, e dove ci sono appunto un tasso di trapianti più elevato. E facevo notare come proprio in termini di sopravvivenza, proprio recentemente, qualche mese fa, è stato pubblicato un articolo dove la differenza in termini di sopravvivenza, che è circa 10 anni la differenza fra gli Stati Uniti e il Canada a favore del Canada, sta proprio nel fatto della migliore utilizzazione e allocazione degli organi. E se poi torniamo qui nell'ambito in Europa, in Francia addirittura le liste d'attesa sono molto brevi, quindi c'è un'organizzazione che ovviamente che fa sì che accanto a centri di trapianti come ce l'abbiamo noi e non hanno assolutamente niente da invidiare agli altri, però il problema è di cercare di poter promuovere che questi interventi possano essere fatti. Quindi questo qua è un tema complesso, però andrà affrontato, perché appunto per rispondere a quelle che sono le esigenze e le aspettative dei pazienti, che soprattutto quando sono in prossimità di una situazione clinica che richiede proprio come la soluzione del trapianto polmonare. Da quello che capisco, il trapianto polmonare è facilmente, la vita può continuare a facilità perché è un trapianto che attecchisce bene? Beh, ormai i trapianti vengono fatti è un intervento chirurgico delicatissimo, ci mancherebbe altro, però certamente è una realtà, e ripeto e ribadisco ancora che noi siamo in una situazione privilegiata qui in Sicilia, perché abbiamo l'ISMET che è straordinario, che è anche un punto di attrazione anche per quanto riguarda anche da altre regioni, e lo stesso coordinamento dei trapianti è eccellente, e di conseguenza si sta operando tutto questo, però bisognerà sicuramente lavorare tutti insieme per vedere come cercare di aumentare il tasso dei trapianti e quindi la disponibilità che possiamo dare alle persone che ne hanno bisogno, in maniera tale che si possano raggiungere anche dei livelli probabilmente di sopravvivenza che sembrano essere collegati più a questo aspetto qui. Teniamo conto dall'altro che ormai oltre il 50% delle persone con fibrocistica, dell'argomento di cui parlavamo stamattina, in realtà sono adulti, per cui c'è da aspettarsi che bisogna investire su certi programmi che sono importanti anche per poter aumentare la sopravvivenza. Senta, ma l'espianto degli organi, noi in Italia quanti riusciamo a fare?
Queste sono informazioni che a mio avviso la invito a prendere direttamente dalle persone che si occupano di questo tipo di lavoro, il centro, il coordinamento dei trapianti, soprattutto all'ISMET, dove c'è una realtà straordinaria che se non l'ha mai fatto la invito appunto a visitare, a farsi dare ragguagli e forse anche idee su come eventualmente risolvere i problemi. Quello che stamattina dicevo è che in un contesto dove noi stiamo lavorando qui per questo congresso, nell'ambito della, ci sono pneumologi, che ciascuno di noi si debba sentire responsabile e responsabilizzato dall'idea che lavorando laddove noi abbiamo questa possibilità col centro trapianti e con un coordinamento trapianti, tutti quanti lavoriamo insieme per vedere come possiamo aumentare il tasso realmente di questo tipo di interventi. E chi si ammala e che tipo di malattie fanno ammalare il polmone da poterlo poi sostituire? Beh, stamattina io ho parlato più che altro della fibrosicistica, però ci sono altre realtà, ovviamente anche della fibrosi polmonare oppure delle broncopatie ricostruttive, tutte altre realtà che sono tra l'altro, anzi in proporzione alla fibrosicistica, sono più frequenti ovviamente come in termini anche di richieste di trapianti, però queste sono essenzialmente le patologie che richiedono trapianti polmonari, e per queste patologie tra l'altro in altre realtà al di fuori dell'Italia si sono realizzati dei progressi anche in termini di offerta di un intervento che può essere risolutivo per la sopravvivenza. Il professore Carlo Vancheri parlerà invece delle malattie rare che colpiscono il polmone, quali sono e come avvengono? Ma le malattie rare del polmone sono una grande famiglia di patologie, sono singolarmente rare, ma in realtà sono molto numerose, sono circa 200 patologie e ovviamente essendo rare è piuttosto difficile riconoscerle, quindi il processo di diagnosi è piuttosto complesso e richiede grande esperienza. E quindi come si fa il paziente, come si regola? Beh, purtroppo per il paziente è un po' un calvario, perché quando iniziano i sintomi generalmente vanno dal primo medico, la malattia non viene riconosciuta o scambiata per un'altra patologia, poi vanno dal secondo medico e così via. Quindi generalmente in queste patologie purtroppo la diagnosi viene realizzata con ritardo. E chi dovrebbero andare allora? E ovviamente anche le terapie iniziano in ritardo. Beh, bisognerebbe migliorare un po' la consapevolezza di queste patologie e devo dire che oggi si sta facendo molto anche a livello di comunità europea e di governo nazionale, c'è maggiore sensibilità in generale nei confronti delle patologie rare, per cui maggiore consapevolezza da parte del medico di medicina generale o da parte di qualunque medico e nel capire che bisogna riferire questi pazienti appunto a dei centri esperti, e in Italia sicuramente ce ne sono. E visto che i medici sono chiamati all'aggiornamento continuo, in questo aggiornamento vengono anche messi al corrente di come servire il paziente a questo punto di vista? Perché se il paziente si trova di fronte ad un medico che comunque riesce subito a individuare il problema che stanno vivendo, non devono fare il giro delle sette chiese, arrivano prima alla soluzione e anche probabilmente alla guarigione. Sicuramente negli ultimi anni si è fatto molto in questo senso, cioè si è fatta, per così dire, educazione nei confronti della classe medica cercando di far conoscere queste patologie, e quello che hanno fatto i medici che da più tempo hanno trattato queste patologie, e devo dire che molto fanno anche le associazioni dei pazienti che ormai sono sorte un po' ovunque, anche in Sicilia abbiamo delle associazioni di pazienti che si occupano di patologie rare polmonari che sono particolarmente attive. Allora, tra le malattie quali sono quelle più singolari, anche più complicate da curare? Ma io vorrei parlare soprattutto di due patologie per un motivo molto semplice, perché sono tra le più frequenti nell'ambito delle malattie rare, come la sarcoidosi polmonare e come la fibrosi polmonare idiopatica. Recentemente il governo regionale, con l'applicazione dei nuovi LEA, ha riconosciuto e inserito queste patologie tra le malattie rare, e quindi tra non molto speriamo che anche la regione Sicilia applichi quanto prima la legge nazionale, anche queste patologie saranno esenti dal ticket, e questo rappresenterà un grande vantaggio per i pazienti. È un successo di democrazia. Un successo di democrazia e un successo anche perché tutte quelle persone che in questi anni in silenzio hanno lavorato per questi piccoli gruppi di pazienti, ma con patologie purtroppo molto importanti e gravi dal punto di vista della prognosi. Quali sono i sintomi?
Ecco, questo è uno dei problemi a cui mi riferivo prima nel ritardo della diagnosi, perché nella gran parte dei casi i sintomi sono non specifici. Asintomatici? Non asintomatici, non specifici, cioè i sintomi sono quelli della tosse, della mancanza d'aria, dell'affanno, che sono dei sintomi che possono essere presenti anche per altre malattie polmonari, magari molto più frequenti. Pure perché è troppo in sovrappeso, ma si sente lo stesso. Per cui la malattia non viene riconosciuta. Il problema è che poi questi sintomi diventano poi sempre più gravi, talmente gravi che diventano insostenibili, e allora a quel punto comincia il percorso. Che tipo di tosse? In salita. Generalmente, per esempio nella fibrosi polmonare o nella sarcoidosi, si tratta di una tosse secca, senza catarro. Spesso sono soggetti fumatori, per cui magari la tosse viene attribuita al fumo, quindi inizialmente un po' si sottovaluta la situazione. E ci si accorge anche perché è persistente, non va via con nessuna cosa? È una tosse persistente, sicuramente, è una tosse che non va via con i comuni farmaci, non ha una relazione, non so, con la stagione, per esempio, quindi questo già deve insospettire. E se questa si accompagna anche a una incapacità nello svolgere determinate azioni quotidiane, nel fare una scala, fare una salita, deve insospettire. Quindi un affaticamento molto significativo. Sì, che diventa, fra l'altro, che si aggrava con il passare dei mesi. E sono solo questi due i sintomi principali o ce ne sono altri? Questi sono i principali, poi possono anche esserci altri sintomi, per esempio talvolta ci può essere quello che noi in termine medico chiamiamo ippocratismo digitale, e cioè le dita e soprattutto le unghie delle mani, diciamo, si ingrossano e assumono una particolare conformazione che è in relazione probabilmente alla carenza di ossigeno che c'è nell'organismo. Questo si verifica all'incirca nel 50% dei casi. Cosa si può fare per loro? Oggi esistono per fortuna delle nuove terapie, mi riferisco soprattutto alla fibrosi polmonare idiopatica, che è una malattia, ricordiamo, con una prognosi molto grave, abbiamo una sopravvivenza dal momento della diagnosi di 3-5 anni. Esistono delle terapie che non guariscono purtroppo la malattia, non la fanno tornare indietro, però sono capaci di rallentare il decorso della malattia. Quindi per una patologia che ha una prognosi sostanzialmente peggiore di quella del cancro, già questo oggi rappresenta un successo. E devo dire che poterne parlare anche in convegni come quello organizzato dal professore Andò qui a Marsala è una grande opportunità, perché in questo modo si riesce proprio a discutere anche di questa patologia e a farla conoscere. Ma insorge per fattori esterni o c'è una familiarità o sì. Genetica? Allora, in realtà non si conosce la causa, però si sa che c'è una percentuale piuttosto bassa di forme familiari dove c'è una predisposizione genetica, e soprattutto si riconoscono oggi dei fattori di rischio. Sappiamo per esempio che il fumo di sigaretta o l'esposizione a inquinamento ambientale o professionale è collegato a queste patologie. Questo è un dato ormai acquisito. Quindi, per esempio, per l'atmosfera non possiamo fare nulla. Per quanto concerne invece i luoghi di lavoro, come proteggersi? I luoghi di lavoro, molti dei nostri pazienti svolgono attività che sicuramente espongono a respirare delle polveri, dei fumi, e bisognerebbe utilizzare dei gas, e bisognerebbe utilizzare quello che la legge peraltro prevede. Purtroppo spesso le mascherine sono sufficienti. Soprattutto nel passato, insomma, le leggi venivano disattese. Forse oggi c'è un po' più di attenzione, ma ancora non ci siamo. Che mancavano i controlli, purtroppo. Esatto, le mascherine, le semplici mascherine che noi vediamo non sono sufficienti. Ci vogliono delle maschere con dei filtri adatti per poter filtrare appunto queste sostanze nocive.